Questa pagina di Vangelo che avete ascoltato comincia con una carezza di Gesù, con delle parole affettuose e dolci. Al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. E introduce un discorso che ha degli aspetti di dolcezza, vorrei dire molto mite, ma poi dice anche ha degli aspetti abbastanza duri, abbastanza appello alla nostra responsabilità, perché dobbiamo essere pronti con la cintura ai fianchi, le lucerne accese. Evidentemente è un richiamo della morte che viene quando non ce l'aspettiamo e non possiamo decidere il tempo, come non abbiamo del resto deciso il giorno e l'anno di venire al mondo. L'importante è l'immagine delle nozze, che è molto frequente nel Vangelo, cioè in fondo noi ci dobbiamo preparare ad una festa. E quindi se vediamo la nostra vita, l'epilogo della nostra vita in questa luce della festa di nozze, evidentemente la paura della morte se ne va. Però bisogna prepararci a questa festa di nozze. E come ci prepariamo? Ecco, che cosa si dice il Vangelo? Qual è l'atteggiamento della nostra vita che ci fa camminare serenamente verso il giorno della fine? Direi è l'atteggiamento che in una sola parola si potrebbe chiamare amicizia. Infatti Gesù, quando lascia gli apostoli, come li chiama? Non dice fratelli, ma dice amici, perché la parola fratelli è molto ambigua. Sappiamo benissimo che fra fratelli non sempre c'è amicizia, come del resto non sempre nella coppia c'è amicizia. La famiglia non è sempre un luogo di amicizia, anche perché vorremmo che fosse, e quindi in un certo senso ce l'aspettiamo che sia come un prodotto spontaneo, una cosa che deve esserci. Com'è possibile che fra fratelli non ci sia l'amicizia? Com'è possibile che fra uomo e donna che uniscono la loro vita per sempre non ci sia amicizia? Eppure è così. Perché l'amicizia evidentemente ha una base di spontaneità, di affettività, un'attrazione direi che è indipendente dalla nostra volontà e dall'impegno che noi ci mettiamo. Però l'amicizia parte già direi da un cuore, da un soggetto diciamo che è complicato, che ha degli aspetti negativi, molti aspetti negativi, e specialmente che non è riuscito a liberarsi di un io naturale perché non si è impegnato a questo. E allora evidentemente l'amicizia come offerta, come dono, già direi è molto molto complicato, molto complesso, e anche da parte chi la riceve si potrebbe dire la stessa cosa. Quindi l'amicizia ha bisogno di una liberazione, ha bisogno di, come si dice sempre,
l'abbiamo ripetuto diverse volte in queste domeniche, ha bisogno di una morte e di una risurrezione. Del resto è il tema generale della nostra vita. Chi non accetta questo cambio, questa trasformazione, che ha certamente degli aspetti dolorosi, non può arrivare a questa liberazione gioiosa che è l'amicizia, perché non c'è nulla di più veramente gioioso, nulla che possa rappresentare la gioia, la felicità più chiaramente dell'amicizia, perché l'amicizia ti porta ad una gioia, ad una felicità che nessuno ci può togliere. È proprio quel bene di cui Gesù parla quando Maria lo ascolta, questa amicizia profonda. È un'amicizia, quella che di Gesù e Maria, di Gesù con gli Apostoli, è un'amicizia gratuita, senza veli, senza aspettative. Eppure c'è un'aspettativa. C'è l'aspettativa che questa amicizia a un certo punto sia come salvata dalla caducità, dalla fragilità, e che diventi sicura, tranquilla, perché molte volte l'amicizia comincia bene e poi ha degli episodi, qualche volta addirittura drammatici. Allora, che cosa ci vuole per essere amici? Che cosa dobbiamo fare? Come crearla questa amicizia? Vedete, bisogna soprattutto partire dal punto di partenza, come si dice, cioè dal nostro io. Perché noi scambiamo tante volte, tantissime volte, l'amicizia con una, addirittura con certe passioni possessive, e quindi evidentemente l'amicizia manifesta subito la sua fragilità, vuol dire il fatto di non essere amicizia. L'amicizia effettivamente è una conquista dura e difficile, e sono le occasioni stesse della vita che si presentano queste difficoltà, e quando non sappiamo superarle l'amicizia non appare. Quindi bisogna proprio, attraverso queste difficoltà che si presentano, che noi dobbiamo realizzare questa amicizia. E le difficoltà le conoscete, sono dovute a tanti aspetti, a tante, vorrei dire, a quella che chiamiamo simpatia, o ad azioni che non ci sono piaciute, alla necessità del perdono, vorrei dire alla necessità di umiltà, perché se noi non siamo umili, e se pretendiamo solamente di ricevere e di non dare, soprattutto se abbiamo quell'atteggiamento che molte volte è costante nelle persone, di attendere di essere amati, allora evidentemente è impossibile l'amicizia. Questo filosofo a cui ho accennato diverse volte, che parla della felicità, questo francese Julien, dice che bisogna rinunziare già al punto di partenza, rinunziare alla felicità. E allora, se uno è capace di rinunziare alla felicità e cerca qualche cosa invece di più solido, di più vero, di più essenziale, ecco, allora l'amicizia viene. Soprattutto ricordatevi che se noi vogliamo essere amati, bisogna cominciare con l'amare. La persona che attende di essere amata per amare non raggiungerà mai l'amore.
L'amore esige parte da una rinunzia. Avendo tanto amato il mondo, li amò fino alla fine. Cioè l'amore comincia dalla croce, comincia dalla rinunzia, comincia da questa, dallo spogliamento del proprio io. E questa è la ragione per la quale la vera amicizia è rara. Ed è proprio anche per questo che praticamente noi viviamo le nostre angosce, perché non realizziamo quello che è essenziale.